Ben ritrovati a tutta la ciurma di cultura pop. Qui è sempre il vostro capitano Alex a babordo che vi sta parlando e anche oggi siamo ritornati per una nuovissima video recensione. E anche oggi andremo a parlare di One Piece, in particolare di Monkey D. Luffy. In questa recensione si chiamerà Luffy Taro perché è tratto dalla saga di Wano di One Piece. Come sempre ringraziamo Tamashii Nation e Cosmic Group per averci inviato questo sample che nei prossimi giorni arriverà in tutti i negozi e nei negozi specializzati anche online. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di cultura pop, mi raccomando, avvisate tutti i vostri amici di iscrivervi, mettete un bel like e andiamo subito a parlare della confezione. Partiamo subito ad analizzare questa piccola confezione di Luffy. Allora, la figure è tratta da One Piece, come abbiamo detto in precedenza, in particolare nella saga di Wano che tuttora si sta svolgendo in Giappone. Dopo vi farò anche vedere da dove è stata tratta questa figure perché comporrà un bel diorama e questa è la prima uscita. La figure fa parte della linea Figuarts Zero di Tamashii Nation. Vediamo il sigillo di qualità che identifica che il prodotto è originale. Qui vediamo il nome in giapponese. In basso a sinistra vediamo proprio una foto della figure che vedremo poi all'interno anche dal vivo, il nome del protagonista, i loghi di One Piece, Tamashii Nation e Bandai Spirits. Come sempre in questa linea troveremo un'ampia finestra trasparente che ci permette di vedere la figure che troveremo all'interno. Come potete osservare e vedere, la figure è avvolta da del cellophane, quindi è un po' nascosta, però grazie a questa finestra rotonda ci permette di ammirare il viso, il quale questa volta non è protetto da cellophane. Come vi dicevo, ecco qua da dove è stata tratta la figure e che comporrà il diorama. In particolare ve lo faccio vedere, lo prendo subito, in particolare dal numero 91 della testata di One Piece. Come potete vedere, le figure comporranno questo bellissimo diorama. Infatti non vediamo l'ora che ci arrivino tutte quante per poi farvelo vedere. Nell'altra parte, quindi a specchio, come potete vedere, c'è lo stesso disegno. Nella parte vediamo alcune foto del dettaglio della figure. In particolare potete osservare questo viso che non corrisponde a quello che troveremo dentro. Perché c'è un viso diverso? Perché in una delle prossime uscite, la seconda release sarà quella di Chopper e Usopp, e se non sbaglio in quella di Usopp ci saranno dei volti alternativi per tutti e tre i personaggi. Quindi se volete avere un volto di riserva per questa figure dovete assolutamente prendere la Figuarts Zero di Usopp. Nella parte superiore non abbiamo nulla da segnalare, mentre nella parte sottostante troviamo un disegno di Luffy e delle scritte in giapponese che non ci interessano. Quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a spacchettarla. Scatola vuota. Bene, mettiamo da una parte e troveremo come di consueto due blister che tengono chiusa la figure. Anche qua c'è dello scotch da tagliare e vediamo che c'è anche una simpaticissima basetta. Quindi andiamo aprire. Vediamo subito qua che c'è una basetta con il nome del personaggio in giapponese dove andrà ancorata la nostra figure che io potevo star qua a cercarlo fino a domani, ma i perni sono messi nella parte sottostante. Mi ha fregato. Allora, ci sono due perni trasparenti che andranno ad ancorare la figure che andiamo a rimuovere. Quindi per esporlo singolarmente potremmo usare questo piccolo perno in modo che non sia troppo alto e che non servirebbe a nulla. Bene, dai, direi che possiamo andare ad analizzare la figure nel dettaglio. La figure di Luffy, che si chiama Luffy Taro in questo caso perché, come dicevamo, è ambientata durante la saga di Wano, dove si trovano in questa isola dove sono tutti vestiti da samurai giapponesi. Quindi anche i nostri protagonisti hanno cambiato nome. Intanto scopriamo che Luffy sarà chiamato Luffy Taro e lo vediamo vestito con questo kimono rosso, molto molto bello. Guardate anche le pieghe che sono riusciti a far assumere questo kimono senza sbavature, realizzato nel minimo dettaglio, veramente fatto bene. Guardate anche il cappello di paglia che sembra realmente vero, è fatto di paglia invece plastica. Lo sguardo di Luffy con uno stuzzicadente in bocca con una paglia. Sinceramente non sono ancora arrivato nella
saga di Wano, sono un po' più indietro perché aspetto che si concluda, quindi vorrei leggerla poi tutta d'un fiato, ma so che sta piacendo molto. E vi dicevo, lo vediamo in questa posa action mentre salta e sta tirando fuori la katana dal fodero. Anche la capigliatura è tipica dello stile giapponese, con questo ciocca di capelli abbiamo sempre visto portare ai samurai, quindi c'è poco da dire, veramente veramente bella, realizzata benissimo e dipinta benissimo. La controparte della serie animata o del manga è assolutamente fedele, anche se non rientrerà nell'inquadratura, però insomma faremo vedere tutte le statue che ci manderanno cosa formerà. Monkey D. Luffy, conosciuto meglio come Luffy o in Italia come Rubber, è un pirata soprannominato Cappello di Paglia che avanza lungo la rotta maggiore in assoluta libertà. Luffy, che ha attraversato diversi mari burrascosi, si è fatto improvvisamente un nome con la battaglia per la supremazia, dopo anni e anni di addestramento perfezionando il potere del frutto del diavolo chiamato Gom Gom. Il suo più grande obiettivo è quello di trovare il One Piece e quindi diventare il re dei pirati. E così il pirata Cappello di Paglia si fa conoscere in tutto il mondo come appartenente a un novellino assai pericoloso. Siamo arrivati al momento dei saluti, quindi non mi resta che ricordarvi che Monkey D. Luffy o Luffy Taro sarà presto a disposizione in tutti i negozi online, in tutti i negozi fisici, al prezzo di 43 euro, distribuito in Italia da Cosmic Group. Come sempre ringraziamo sia Tamashii Nation che Cosmic Group per averci inviato questo sample. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube di Cultura Pop, di seguirci in tutti i nostri social, dove io e il nostro buon Matteo spacchetteremo sempre nuove action figure ogni mese. Il vostro capitano Alex e da Monkey D. Luffy o Luffy Taro vi diamo appuntamento a prestissimo. Ciao!